Sei Pietro la Ricchia, vero? Sì, siamo Lo collegati anche riconosco. Facebook Poi anche. altro tema, ma sai che stai E sono imitando anche Pietro, un ex dovremmo. candidato consigliere comunale Sì, mi ricordo di te. anche. Pietro, le dobbiamo togliere quelle automobili proprio per i motivi che tu hai appena detto, e cioè la presenza di un parcheggio su Via Napoli, la realizzazione del park and ride che adesso avrà anche un'uscita pedonale dall'altro lato, quindi. È adesso arrivato il momento di pedonalizzare forse quell'area, dare solo la possibilità di collegamento con la strada limitrofa, però le due ali della piazza, se mi passo il termine, possono essere sicuramente pedonalizzate. È una cosa che spero che potremo fare a breve con i lavori pubblici, perché ormai sono poche le automobili che sono parcheggiate lì. È brutto vedere le automobili parcheggiate per strada. Ci sono due parcheggi enormi vicino, uno da 1.000 posti, uno da 700, è veramente un peccato. Comune costa pochissimo, costa 1 euro al giorno. È un peccato vedere quella piazza martoriata, se mi passate il termine, dalla presenza delle auto. Non so se è un segnale di telefonata. C'è qualcuno al telefono? Sì, pronto? Pronto, buonasera. Buonasera, anche io chiamo dal quartiere Libertà. E poi dici Buonasera, che al sono quartiere Libertà non Luciana. ci sono problemi. No, stanno, stanno. Stanno i problemi al quartiere Libertà. Salve, allora io volevo fare presente una situazione alquanto incresciosa che si presenta nella via in cui io abito, via Ricciotto Canudo, nei pressi della chiesa dei Carmelitani. Qui praticamente circa un anno fa più o meno. È stato rifatto il manto stradale, solo che in realtà credo non sia stato fatto a norma perché nel momento in cui praticamente piove, ci sono insomma le ultime anche precipitazioni, questa situazione va avanti appunto già da un anno, la strada praticamente si allaga completamente. Noi in un lato della strada non possiamo assolutamente parcheggiare se piove perché altrimenti non siamo impossibilitati o a salire nelle macchine o a scendere. Tra l'altro, la cosa più grave è che vi sono due posti per invalidi e sinceramente non so come facciano queste persone, io non le conosco neanche, però non so come facciano a scendere o a salire dalla macchina se il loro posto auto è, diciamo, il posto a loro assegnato è completamente allagato. Prima cosa. Seconda cosa, proseguendo sempre da via Ricciotto Canudo, arrivando in una via che si chiama via Pietro Reste, che poi praticamente esce alle spalle della nuova Guardia di Finanza, la nuova sede della Guardia di Finanza, questa è una sede, una zona praticamente dimenticata, mi dispiace dirlo, dal comune, ma se non altro anche dai vigili urbani, perché quando noi usciamo da questo prolungamento di via Ricciotto Canudo, arrivando a via Pietro Reste, è una via che ha un doppio senso di marcia, ma l'uscita e l'entrata di questa via sono completamente cieche. Per non dire anche che vi sono macchine che parcheggiano non in doppia fila, ma veramente al centro della strada. Quindi per noi affacciarci su questa via è veramente un terno all'otto, se riusciamo o non riusciamo ad uscire. Se vi fosse la possibilità, io tant'è che speravo che nel momento in cui vi è stato l'arrivo della Guardia di Finanza fosse messo anche da loro uno specchio per poterci permettere di vedere le macchine che entrano, cioè che arrivano insomma nei due sensi di marcia. Questo comunque Sì, no, tuttora ma non è che entrano stato. e che escono da via. Via Ricciotto Canudo, Sì. Quindi proseguendo questa via, si affaccia su questa via che poi dà sul laterale della nuova sede. sì, le strade le conosco. Ecco. È l'intersezione tra via Ricciotto Canudo e la prosecuzione di via Oreste il Sì, problema, o sì. dove via Oreste va a finire su via Brigata Regina, No, vicino. dall'altra parte, Ho via capito. Pietro Sì. Reste con via Ricciotto Canudo. Ho Dove capito. c'era, se lì mi dice appunto che sa, magari conosce la zona, vi è un bar alle spalle e prima la vecchia sede, diciamo, dei fratelli Conte, Sì, mobilificio. sì. Diciamo, questa zona qui è praticamente pericolosissima uscire. Io una volta mi sono permessa, a volte c'erano prima degli scaricatori che dicevo scusate, ma perché mettevano addirittura dei tir, quindi per noi è un doppio senso di marcia quello, è veramente pericoloso. Tant'è che a volte mi sono permessa di dire anche ai vigili, scusate, anche sulla via stessa Ricciotto Canudo, scusate, ma è possibile non, cioè che voi non facciate neanche una multa a queste macchine che sono in sosta? Purtroppo invece in realtà questi vigili si sono anche rifiutati di farlo, quindi non so perché noi che siamo in questa zona dobbiamo subire un trattamento simile, insomma, un po' dimenticati, questo è quanto. Va bene, per quanto riguarda la
Le acque meteoriche, bisogna capire se è un problema che si è verificato nell'ultimo anno o è un problema precedente, perché è probabile che in quella zona, anzi quasi sicuramente, non c'è la raccolta delle acque meteoriche. Quindi, quando hanno rifatto la pavimentazione stradale, può essere che alcune pozzanghere che si verificavano da una parte, adesso con diverse pendenze, comunque si verificano dall'altra parte. La cosa che sicuramente non può accadere è che col gioco delle pendenze possiamo eliminare le acque meteoriche, quello non accade mai. O realizziamo le tubazioni per le acque piovane, oppure l'acqua che oggi sta purtroppo sotto gli stalli per i disabili, ieri stava al civico precedente, domani se andiamo a fare delle modifiche sarà davanti a un altro civico di quella strada. Sicuramente l'acqua non la allontaniamo perché sono strade urbane. Nelle strade extraurbane è diverso, col gioco delle pendenze si allontana comunque l'acqua sui laterali e viene raccolta dalle canalette laterali. In città questo non accade, è un problema che risolviamo da una parte, lo spostiamo da un'altra parte se non realizziamo le tubazioni. Per quanto riguarda Via Oreste, io verificherò se c'è la possibilità di mettere uno specchio su via Ricciotto Canudo, all'intersezione, per darvi la possibilità di entrare ed uscire. Poi, riguardo all'assenza dei vigili, mi sembra strano, le racconterò un aneddoto. Sono andato con i vigili molto spesso a prendere il caffè a quel bar di cui parlava la signora. Perché? Perché ho scoperto che quel bar è di un parente, del figlio di un ex vigile urbano in pensione, e quindi i vigili in transito, diciamo, da quella zona si fermano a prendere il caffè presso quel bar. Quindi comunque c'è la presenza dei vigili, magari non è una Al presenza bar. fissa, però comunque passano, e quindi se ci sono problemi legati alla doppia filo dovrebbero risolvere. Tu non attaccare sempre i vigili solo perché ti fanno No, le perché multe, questa perché storia tu dovresti del avere un atteggiamento più. Il vigile può prendere il caffè, che non lo può prendere il caffè, può No, entrare e questa uscire. storia io un giorno, adesso siamo in finita di trasmissione, ma ti racconterò di tutta una serie di episodi che mi hanno raccontato di questi vigili al bar. Leggende metropolitane, Eravamo sappiamo, non è. quattro amici al bar, erano quattro vigili al bar. Bene, siamo arrivati al termine della trasmissione. Io vi ringrazio, ringrazio Antonio, che è sempre molto preciso e puntuale nelle sue risposte e nella conoscenza delle strade della città. Grazie e seguite il programma di domani perché chissà, forse risolvo pure il mio problema della tosse.